contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Stradella e tra pochissimo tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Stiamo chiedendo a tutti i cittadini un pregio ed un difetto di questa città. Se lo chiedessi a te, cosa mi risponderesti? Il pregio che c'è molta attività di volontariato a Stradella, c'è tanto, tanto di questo. E un difetto che d'altra parte troppa gente si fa gli affari suoi e basta. Invece ci vorrebbe più condivisione, più coinvolgimento e si potrebbe fare, insomma. Ti viene in mente qualche organizzazione specifica a livello di volontariato? L'oratorio in particolare. Pregio? Boh, non saprei proprio. Non le viene in mente nessun pregio di Stradella? No, no, assolutamente, mi dispiace. Invece un difetto? Difetto? Sai che non ci ho mai pensato, né uno né l'altro. Perché io non sono di qua e sono venuta a abitare quasi 30 anni fa, però non ci ho mai pensato né uno né l'altro, dico la verità. È il lavoro che non c'è, il lavoro non c'è, perché non lavora nessuno, siamo fermi con tutte le quattro frecce. Quindi le attività commerciali già avviate faticano a lavorare in questa città? Faticano a lavorare, sì, è un disastro. Quindi crede che non siano sufficientemente valorizzate? Esatto, esatto, ma poi non girano i soldi, la gente non spende. Molto difficile andare avanti qua. Siamo in un mare, una valle di lacrime. Un pregio di Stradella? Un pregio di Stradella? È tranquilla. Stradella siamo tranquilli, non si sente nessun problema. Quindi a livello di sicurezza? A livello di sicurezza, sì. Se doveste dare un consiglio all'amministrazione comunale, la prima cosa che consiglierebbe quale sarebbe? Di aiutare più gli italiani che gli stranieri. Di essere più elastico con i lavori, di aiutare un po' la gente, che è tutta sul lastrico. Basta.